Antonia Liscova, Sconnessi, tu sei Olga, una governante ma non solo, che salva veramente la situazione. Che personaggio? È un personaggio meraviglioso, io gli ho trovato, diciamo così, una definizione. Secondo me Olga è un po' Igor di Frankenstein Junior, in femminile, è vero? Le manca un po' la gobba, ma è strepitoso. Io mi sono divertita tantissimo, che poi è quella che in qualche modo si comincia ad avvicinare a queste persone, vederli come esseri umani finalmente quando si sconnettono, e quindi comincia a capire che sono delle persone, perché prima li vede come se fossero una banda di matti. Quindi lei è l'unica, diciamo, che ha un contatto con la realtà costante e riesce a salvarli tutti senza internet. Vabbè, non sveliamo perché, però è così, e questa è la vita. Però bisogna comunque affrontarla, inevitabilmente a un certo punto la vita bisogna affrontarla. Quindi si può vivere senza connessione, sconnessi si sta bene? Okay. Si può vivere sconnessi, si può vivere connessi, bisogna trovare un giusto equilibrio, non farlo diventare una malattia, questo sicuramente.